5.490 ad agrumeto e metri 46 in colto sterile. Tale terreno, le cui proprietà è stata rogata in data 5.3.92, è intestata anche alle seguenti persone: Russo Francesco, nato a Tremestieri e Tenneo il 16.6.50, ivi residente in via Marconi 16, Sapienza Agata, nata a Catania il 25.11.48, moglie del Pellerini, Guzzardi Alba Rosa, nata a Catania il 10.11.51, moglie del Russo, si allega a vesura catastale. Avete compiuto accertamenti in merito a eventuali attività lavorative espletate dal Puglisi in favore di tale facciolà, Vincenzo? Sì, ricordo. L'accertamento è il punto 100, ispettore, credo successivo. Sì, ricordo, ci fu. Sempre in data 6.5.93 una mia relazione in cui chiarisco che sono stati individuati e svolto accertamenti presso l'ufficio del lavoro di Massa Lucia al fine di individuare tale costruttore facciolà e accertare se Puglisi Pietro, nato a Catania il 31.7.58, ha effettivamente lavorato presso la sua indicata ditta. Gli accertamenti consentivano di individuare le seguenti ditte riconducibili a Facciolà Vincenzo, nata a Catania 2.10.35, la Sonia Costruzioni SRL con sede sociale in Gravina di Catania, via Aldo Moro 28, ditta Edele di cui amministratore unico è Facciolà Vincenzo, Costruzione Verdemare SRL con sede sociale in Catania, via Massava numero 6, ditta Edele di cui amministratore unico è Facciolà Vincenzo, ditta Facciolà Vincenzo con sede in Catania via Ughetti numero 14, ditta individuale Edile. Presso gli uffici del lavoro di Massa Lucia si accertava poi che Puglisi Piero, nato a Catania il 31.7.58, con la qualifica di manovale edile affardata dal 26.5.90, è stato assunto dalla Sonia Costruzione SRL, restando tuttora occupato. Si allegano tre visure camerali delle ditte e fotocopie riproducenti il cartellino di occupazione fronte e retro e l'attestato di iscrizione. Che lei ricordi, ispettore, avete compiuto accertamenti in merito a una rapina in danno della Banca Agricola Etnea? Sì, effettivamente dall'indicazione fornita dal Samperi la indicava in via Ventimiglia. Ora in via Ventimiglia non esistono banche agricole del Tennea e nei pressi della Marina. E l'unica banca agricola del Tennea è quella sita in via Vecchio Bastione, che in realtà è un proseguimento della via Ventimiglia in fondo, nel quartiere della Civita. Tale banca negli anni 89 e 90 subì delle rapine descritte con le modalità contro ignoti, la cui denuncia fu fatta contro ignoti, che somigliavano alle modalità descritte dal Samperi. Avete compiuto accertamenti in relazione alla società Camster? Sì, e l'indicazione che forniva il collaborante erano di una ditta Camster, sconosciuta agli atti camerali, la Camera di Commercio. Quello che abbiamo potuto appurare è che esiste una ditta di ristorazione a nome Camst, di cui è responsabile tale Scudero Antonino. Tale ditta di ristorazione con sede in via Forcile si occupa della ristorazione collettiva e aderisce alla Lega delle Cooperative. In riferimento a un appalto di cui parlava sempre il collaborante, mi sono recato presso gli uffici dell'USL 35 sita in via Beato Bernardo a Catania, dove ho parlato con un funzionario responsabile e mi ha fornito tutti gli atti relativi all'appalto del Vittorio Emanuele. In poche parole posso riassumere, perché la cosa è abbastanza complessa, che
partiamo dalla istituzione della refezione pronta. La refezione pronta fu istituita presso quell'OSL 35 che prevedeva 4 complessi ospedalieri nell'anno 84. E furono così appaltati in forma di licitazione privata dei pasti caldi alla ditta Alidea, con sede in Motta Sant'Anastasia, di cui responsabile era Michele Antonino. Questa fornitura durò fino ai primi del 90, quando la ditta Alidea retrocesse così improvvisamente dal contratto. E i primi del 90 si verificò verso metà gennaio un grosso incendio all'Alidea che distrusse tutto il capannone di fronte ai danni. Ebbe così l'USL 35 esigenza di appaltare, nelle more di una vera e propria gara d'appalto, un'altra licitazione privata, la refezione pasti. E per quella occasione fu appaltata alla ditta Alcam Civitalia e alla SAR di Reggio Calabria. Vinsero la licitazione privata queste due ditte, fin quando nell'estate dello stesso anno, del 90, fu fatta la vera e propria gara d'appalto in cui parteciparono diversi gruppi, consorzi di ditte, e si aggiudicò l'appalto alla ditta Pellegrini Centro Sud. E parteciparono fra le ditte più importanti la Civitalia, Alcam, la CNS, partecipò come gruppo solamente il CNS, che sarebbe il Consorzio Nazionale Servizi con sede a Bologna. La SAR, la SIR, la SAR di Reggio Calabria, la SIR di Messina, altre ditte. E quello che si evince dalle carte e anche dal colloquio avuto col funzionario, che innanzitutto la Civitalia Alcam sposta la propria produzione dei manufatti in via Forcile 12, dove ha sede la CAMEST, che Scuderi Antonino in realtà è referente della CNS, della CAMEST, dunque CNS, perché la CAMEST, l'Alcam Civitalia si presentò sotto forma di CNS, Consorzio Nazionale Servizi, e aveva la stessa sede di produzione e la stessa rappresentanza. Addirittura il funzionario mi disse che il rapporto instaurato con Michele già dal 1984, tuttavia continuava a esserci anche con la Civitalia Alcam, perciò di fatto la Civitalia Alcam, pur avendo altri residenti, l'Alcam lo Scuderi, la Civitalia e con sede a Messina e produzione a Catania, non ricordo il presidente, e pur avendo altri presidenti responsabili, referente continuo per l'USL 35 era e rimaneva Michele Antonino. La gara presieduta dal dottor Mancuso aggiudicò, come ho detto, l'appalto alla Pellegrini Centro Sud. L'importo fu di circa 32 miliardi. A margine di questa gara d'appalto avvennero degli episodi strani denunciati alla Procura della Repubblica, al sostituto procuratore dottor Scalia, dove si verificarono delle aggressioni alla ditta SIR, se non sbaglio, o la SAR, una delle due, e vi furono permanenza, mentre si facevano le commissioni, di malavitosi attorno al seggio della commissione. Tutto questo fu oggetto di indagine da parte del dottor Scalia. E l'appalto, una volta aggiudicata alla Pellegrini Centro Sud, fu oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo da parte del CNS. Ha saputo gli esiti, poi ricordo. No, in quel modo no. Senta. Lei risulta aver compiuto un altro accertamento esattamente al punto 116 dei riscontri. No, non è lì, ispettore. Esattamente in merito all'individuazione di uno studio legale, se lei ricorda la vicenda. Via Firenze dovrebbe essere. Via Firenze. Via Milano o via Firenze? Ricorda il motivo per cui si rese necessario questo accertamento? No. No, ricordo che sono andato in via Firenze a vedere uno studio.
era nei pressi di Viola della Scamacca, più o meno, circumetneo. Leggo una relazione a mia firma del 6/4/93. Faccio presente che in data odierna, secondo l'indicazione fornita dal collaborante Sanpere Severino Claudio, nei verbali di interrogatore rilasciato alla GIO, ho percorso questa via Firenze dal viale Vittorio Veneto al civico 36 della predetta via, lato destro, piano rialzato. Notavo dietro una finestra una tabella in plexiglass con la scritta Federico Capizzi, avvocato. Tale studio è ubicato poco prima della traversa di via Oliveto Scamacca. Da una consultazione dell'elenco abbonati SIPPI si accertava che l'avvocato Federico Capizzi ha studio legale in Catania, via Firenze numero 3, telefono 37 22 18. Da accertamenti spediti presso l'ufficio anagrafi si identificava in Capizzi Federico Alfonso Antonio, di Angelo e Cambise Emanuela, nato a Recalbuto il 13/11/34, coniugato con Di Gregorio Maria Antonietta Di Salvatore e Macina Gesualda, nata a Caltagirone il 19/4/34, residente a Catania, in via Impallomene il numero 43, piano 9. Numero 41. Ispettore, volevo sapere, lei ha partecipato al fermo di Avola Maurizio, cioè alle operazioni? No, mi occupavo di altre indagini. Lei ha partecipato a perquisizioni nella casa di Leo Giuseppe? No. E chi si è occupato nell'ambito della questura della squadra mobile del fermo, all'esecuzione del provvedimento di fermo nei confronti di Avola Maurizio? Guardi, per conoscenza dei corridoi, perché anche era l'ufficio confinante al nostro, sono stati colleghi della Catturanti. E in particolare era una pattuglia guidata dall'ispettore Faraone, Dell'Illa, Rapicavoli e Romano Lorenzo. Quindi Faraone? Faraone, Dell'Illa Ciro, Rapicavoli Filippo e Romano Lorenzo. Romano? Sono stato tre in servizio e uno in pensione. Chi è quello? Romano Lorenzo in pensione. Mentre il Faraone... Tutte e tre in servizio. Come si chiama l'altro? Dell'Illa Ciro. Dell'Illa e Rapicavoli. Va bene, grazie. Presento una domanda. Ha finito il PM? Per ora sì. Avvocato Napoli? Sì. Lei ha fatto degli accertamenti, ispettore, sulla CAMST. Sono io quale. Ah, sì. Ha fatto degli accertamenti sulla CAMST. Sa chi erano i soci della CAMST? I soci non me li ricordo, so che Scuderi Antonino era il rappresentante legale, l'amministratore. Ho rilevato questo, che i soci originari della CAMS man mano sono scomparsi dalla sua fondazione. Sono scomparsi? Scomparsi, cioè nel corso degli anni i soci fondatori della CAMS non esistono più. E lei appunto questo accertamento da quando lo cominciò a fare? Da che anno? Da quello che era il mio possesso presso la Camera di Commercio, cioè ho iniziato dagli atti presenti alla Camera di Commercio, non mi sono fermato alla semplice visura camerale, ho visto tutti gli atti depositati, non ricordo esattamente l'anno, tutto quello che c'era là ho preso con me. Ma gli anni non lo ricorda? 60, 70? No, no, completamente. 60, no. E ne ricorda da quanti anni era iscritta questa società? Le posso dire così, per conoscenza personale, ho saputo sempre che la CAMS è stata delle leghe della cooperativa, è stata una cooperativa rossa, sempre ho saputo questo, ma come conoscenza personale. Grazie ispettore. Intervento successivo, vorrebbe essere discusso? Sì, grazie. Ispettore Rinaldi, lei ha redatto una relazione di servizio del 13 maggio del 1993 con riferimento al controllo effettuato in via Ramondetta numero 31. Sì.
Ora io le chiedo, lei ha accertato se effettivamente al piano rialzato di quell'immobile, di quello stabile, vi fosse un immobile adibito ad ufficio di computer? L'ho detto poco fa, per motivi di riservatezza, in quel momento storico, non ho fatto dei sopralluoghi, ho fatto solo dei sopralluoghi esterni e non internamente. Internamente significava chiedere ai vicini, eccetera. Non c'era un portiere, comunque in ogni caso lei non, dico, non avrebbe chiesto, mi pare di capire. Anche se ci io fosse... ho fatto semplicemente una visura camerale dove ho riscontrato che non esisteva affatto questa ditta con questo nome. Quindi mi scusi, mi pare di capire dalla relazione, anche dalla sua testimonianza oggi, che lei ha accertato che vi fosse un cartello fuori, cioè solamente una questo, benissimo, nient'altro. La tabella riferita all'avvocato Attanasio. Ho capito. Cioè io non ho avuto indicazione di via Ramondetta, ho avuto di via Ramondetta dove c'è l'avvocato Attanasio. Sì, sì, ho capito, dico, ma la tabella che lei ha riscontrato fuori, sì, dico, sulla strada, sì, vicino al portone, sì, a questo portone dello stabile numero 31, riguardava poi questo professional, questo ufficio? Esatto, sì. Quindi lei ha constatato questo e nient'altro? Sì, in quella sede sì. Sì, sì, la ringrazio. Nessun'altra domanda? Posso, Presidente? Marchese? Sì, grazie. Lei ha mai fatto indagini sul conto del signor Figliera Alfio? Riferita all'accertamento globale, alla mole globale degli accertamenti, sì. Personalmente, focalizzando la figura di Figliera Alfio, no. Quindi lei non sa se che attività economica svolgesse, se no, ne svolgeva una? No, l'ho saputo anche... No, io non voglio sapere cosa ha saputo. Per indagini svolte da lei personalmente... No, per me Figliera Alfio rappresentava un nome come un altro. Non, ho capito. Non aveva. La ringrazio. Anzi, le dirò di più, era uno sconosciuto ai miei occhi. La ringrazio. Altri interventi? Ispettore Rinaldi, sono io. Volevo sapere, lei ricorda se è vicino alla, a questo immobile di via Ramondetta, a questo portone dove lei ha visto questo campanello con la scritta che ha indicato, vi fosse qualche laboratorio di pasticceria? No, non ho fatto l'accertamento riferendomi al laboratorio di pasticceria. Comunque non era sul campanello, era una scritta abbastanza evidente. L'ho vista passando con la macchina, per cui. Nessun'altra domanda? Può andare, ispettore. Grazie. Grazie. Che abbiamo esaurito il materiale dell'udienza odierna e allora veniamo a domani mattina ore 9.30 e seguenti. Avvocato Di Giorgio. Posso fare una soluzione che cerco di fare da molto tempo ma non ho trovato mai? Perché no? È relativa alle dichiarazioni che posso contare di? Alla dichiarazione che si è dato da Maurizio a Roma e in particolare con riferimento all'episodio della rapina di Alessandria e sul punto ancora più in particolare laddove l'Avola riferisce di un precedente, chiamiamolo impropriamente ma tecnicamente tentativo di rapina in Alessandria non potuto nemmeno iniziare per un incidente stradale. È un accertamento svolto dalla polizia stradale di Villarbois in provincia di Vercelli nonché presso l'ufficio della motorizzazione civile di Vercelli e presso l'ospedale civile di Vercelli e in questo documento si dà atto che in effetti in data 18 dicembre 89 sull'autostrada A4 Milano-Torino è avvenuto un incidente stradale fra una Fiat Ritmo e un autocarro in seguito al quale riportavano lesioni tali di Bello Gaetano illuminato Roberto. Questo torno a ripetere il 18 dicembre. Nello stesso accertamento si fa riferimento ad altro incidente stradale avvenuto un giorno prima, cioè il 17 dicembre del 1989, sull'autostrada Milano-Venezia,
incendio nel quale, chi? A causa della nebbia, vennero coinvolte oltre 150 autovetture, vi furono dei morti e molti feriti. Questo perché Avola riferì a Roma che lui era presente nell'autovettura a bordo della quale vi erano sia l'illuminato che il Di Bella, e che l'incidente fu di grosse proporzioni, un incidente nel quale vennero coinvolte moltissime autovetture, vi furono molti morti e molti feriti. Torno a ripetere, questo incidente invece si verificò un giorno prima rispetto a quello in cui si verificò l'incidente nel quale riportarono le lesioni sia l'illuminato che il Di Bella. È in siti diversi, Presidente. L'avvocato poi si riserva, anche perché segnalo che a tutt'oggi non sono state depositate verbali e delle dichiarazioni rese da Avola, quindi ci riserviamo di fare le nostre valutazioni. In ogni caso faccio presente che uno di questi verbali credo che sia stato già prodotto dal pubblico ministero. Comunque se lei ha l'avvocato di Giorgio, lei dovrà farsi parte diligente e riproporre e più in là questa richiesta, questa offerta, sì, al momento in cui il pubblico ministero vorrà. Insieme perché me lo porto sempre dietro questo documento e non volevo portarlo. Signori, buonasera.